Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.l'Isola dei Famosi dell'Orizzonte, si intravede il gruppo dei naufraghi che approderanno nell'Honduras, cast, dinamiche e una presenza veterana sull'isola. Sta iniziando il conto alla rovescia perché è proprio così, l'Isola dei Famosi finalmente starebbe per slacciare le funi e salpare verso una nuova avventura. Tra poche settimane il GF VIP terminerà e prenderà il suo posto come di consueto. Il gioco dei naufraghi avrà i riflettori puntato e al timone è stata confermata la bellissima Ilary Blasi che torna dopo un anno alla conduzione del format. Messi da parte avvocati e udienze per la separazione si preannuncia una trasmissione esplosiva. L'ex letterina ha messo di suo parecchio per impepare la dinamica, ci sarà la presenza di alcuni VIP che daranno di sicuro molto scalpore. Innanzitutto c'è da sottolineare che accanto alla Blasi ci saranno come opinionisti Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi. I nuovi personaggi che affiancheranno la presentatrice ne avranno di belle da dire e sottolineare oltre a non vedere l'ora di ammirare la presentatrice nei suoi outfit da sogno. C'è una grande novità tra i concorrenti. Dovrebbe figurare una suora, già avete capito di chi si tratta, stiamo parlando di Suor Cristina che vedremo per la prima volta in bikini. La splendida performer ha deciso di cambiare vita deponendo il velo nel convento dove era ospite. Inutile dire che sarà la naufraga più ammirata e seguita. Ci saranno inoltre Alessandro Cecchi Paone con Simone Antolini suo nuovo fidanzato, poi Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noyes, Elena Prestis e anche la figlia del famoso regista dell'horror Fiore Argento. Spunta anche il fratello di Luca Onestin del GF VIP che è un veterano dei reality, ci saranno anche le sorelle Elena e Serena Inardo, la modella Claudia Motta e anche Marco Predolin. Non ci resta che attendere pazientemente che l'isola abbia inizio. Ci si aspetta molto dal cast di eccezione della nuova partenza. Chissà se nascerà un amore tra la suora e qualche bel fusto, Alessandro sarà spinoso? Gianmarco Onestini avrà tutto sotto controllo? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.